Solo vedo già Enrico, un sorriso cordiale ed un rifiuto momentaneo a parlare, almeno prima del 7 giugno, giorno previsto per l'insediamento ufficiale alla guida di Confindustria a Venezia. Non si sa cosa potrebbe bloccare una decisione presa già all'unanimità dall'organismo imprenditoriale e già battezzato oltretutto con commenti positivi dallo stesso presidente uscente Luigi Prugnaro. Sta di fatto che Matteo Zoppa si è fedele alla consegna ed intende rispettarla. Come presidente uscente dei giovani industriali veneziani invece parla e come alla premiazione delle 4 migliori idee di impresa, manifestazione che ha avuto il suo culmine al Teatro Goldoni. Sono stati premiati i progetti legati in particolare a Green Economy, Tecnologie e Servizi. Sappiamo qual è il coefficiente, la percentuale di disoccupazione giovanile che è ampiamente sopra il 30%, e io mi metto nei panni di questi ragazzi che nel momento in cui escono dalla scuola devono cercare un lavoro e non mi risulta che in questo momento nel mercato ci sia una grandissima domanda di lavoro, soprattutto per i giovani. Sicuramente quello che è importante, quello che abbiamo cercato di trasferire a questi giovani è che senza uno spirito di sacrificio, senza un darsi da fare, rimboccarsi le maniche, non riusciranno a ottenere dei risultati. Sono uscite ben 111 idee d'impresa dai 1500 ragazzi coinvolti in tutta Italia, provenienti da 88 istituti superiori di tutti gli indirizzi formativi e facenti capo a 26 distinte associazioni di Confindustria. Abbiamo cercato di chiudere ancora di più il gap che esiste tra la realizzazione di un progetto, dell'idea di un progetto e la realizzazione di un progetto, perché abbiamo chiesto a questi ragazzi di sviluppare un'idea di applicazioni che possono essere sviluppate direttamente sull'iPad o per l'iPad o per l'iPhone o tecnologie comunque abbordabili a poco investimento, e speriamo che questi giovani, anche con i premi economici che gli abbiamo dato, possano riuscire a sviluppare queste applicazioni. Gli abbiamo chiesto, se loro lo faranno, di venire a farsi premiare con la quantità di denaro che avranno fatto sul mercato e quindi sul web.